Sara, cos'è che succederà adesso, all'ingresso della Terra Promessa? Ci saranno delle difficoltà oppure andrà tutto liscio? Ma sai che non lo so, penso che Don Mirko ci possa aiutare. Chiamiamolo, Sì, dai. dai, vediamo. Don Mirko? Ciao Sara, Ciao! ciao Lisa, Ciao! ciao. Dove siamo arrivati con la nostra Ci lettura? stavamo chiedendo cosa succede nel frattempo fino all'ingresso della Terra Promessa. Ah sì. Beh, abbiamo visto che finalmente nel libro dei numeri il popolo riparte, il comando di Dio, la nube che si alza, dà proprio il segno di ripartire dopo una sosta piuttosto lunga sul Monte Sinai e ahimè le cose non vanno assolutamente lisce. Ci sono mille problemi che affronteremo proprio in questo nostro incontro e anche in seguito. Cominciamo a leggere dal libro dei numeri al capitolo 11. Ora il popolo cominciò a lamentarsi aspramente agli orecchi del Signore. Li udì il Signore e la sua ira si accese. Il fuoco del Signore divampò in mezzo a loro e divorò un'estremità dell'accampamento. Ma come mai una punizione così dura? Sì, hai notato bene questa cosa qui. Cioè, noi siamo arrivati nel libro dei numeri e sono già diversi i capitoli in cui abbiamo trovato il popolo che si lamenta con Mosè perché manca il cibo nel deserto, perché manca l'acqua, perché ci sono dei nemici, ci sono delle contese, ci sono mille motivi di malumore. Ma finora Dio ha avuto pazienza. Perché motivo? Perché fino a quel punto non era ancora stata stabilita l'alleanza sul Monte Sinai. E quindi non c'era una legge che dicesse che il popolo doveva rimanere fedele a Dio. Non era stato fatto questo patto. Adesso invece che il patto è stato fatto con Dio, il popolo si lamenta davvero, senza una ragione, non si fida del partner dell'alleanza, non si fida di Dio e questo è qualcosa di grave una volta che l'alleanza è stata stabilita. Per questo motivo tutte le ribellioni prima dell'episodio del Monte Sinai non sono un gran problema, mentre le ribellioni fatte dopo l'alleanza sul Monte Sinai hanno normalmente sempre questa punizione piuttosto forte. Ma direi che al di là di questa violenza che viene descritta nella Bibbia è da pensare a questo fatto: il popolo appena stretto alleanza con Dio, dicendo tu sei il Dio della nostra vita, ci fidiamo di te, e poi, appena dopo, quando sorge un problema, ci si lamenta verso Dio e in qualche modo si sfida anche Dio. Ma tu dove sei rispetto al deserto, a questa fame, a questa sete, eccetera. Non ci si fida di Dio e questo è davvero molto, molto grave, direbbe la Bibbia. Il popolo allora gridò a Mosè. Mosè pregò il Signore e il fuoco si spense. Quel luogo fu chiamato Taberà perché il fuoco del Signore era divampato tra loro. Vedete che Mosè è colui che intercede presso Dio. Il popolo si lamenta sempre, si lamenta anche contro Mosè, ma Mosè è un animo superiore e anziché a sua volta rispondere malamente nei confronti del popolo, Mosè sempre va presso Dio e chiede a Dio di perdonare il popolo. Dice: il popolo lo conosco, siamo dalla testa dura, dal cuore duro, per favore perdonaci. E Dio alla fine ascolta sempre Mosè e perdona. Mosè udì il popolo che piangeva in tutte le famiglie, ognuno all'ingresso della propria tenda. L'ira del Signore si accese e la cosa dispiacque agli occhi di Mosè. Mosè disse al Signore: perché hai fatto del male al tuo servo? Perché non ho trovato grazia ai tuoi occhi, al punto di impormi il peso di tutto questo popolo? L'ho forse concepito io tutto questo popolo? O l'ho forse messo al mondo io, perché tu mi dica portalo in grembo, come la nutrice porta il lattante, fino al suolo che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri? Da dove prenderò la carne da dare a tutto questo popolo? Essi infatti si lamentano dietro a me, dicendo: dacci da mangiare carne. Non posso io da solo portare il peso di tutto questo popolo, è troppo pesante per me. Se mi devi trattare così, fammi morire piuttosto, fammi morire se ho trovato grazia ai tuoi occhi, che io non veda più la mia sventura. Ma Don, come mai è così sconfortato Mosè? Sì, tante pagine della Bibbia ci presentano proprio un Mosè che non sa più che pesci pigliare. Se pensiamo alla vicenda di Mosè fin dall'inizio, Mosè è stato criticato dal faraone, riempito di insulti dal faraone, Mosè è stato criticato e continua ad essere criticato aspramente dal suo popolo,
tu sei il nostro condottiero, ci hai liberati dalla schiavitù per portarci nel deserto. La schiavitù ci garantiva comunque da mangiare, ci garantiva da bere, ci garantiva una certa salute fisica, e invece qui nel deserto continuiamo a rischiare di morire di fame, a morire di sete, ci sono i serpenti velenosi, ci sono dei popoli nemici che ci attaccano, nessuno si prende cura di noi. E quindi la tentazione è molto forte, Mosè si sente attaccato dal suo stesso popolo e Mosè va da Dio a chiedere a Dio di proteggere invece il popolo, di farsi più presente, di farsi sentire. Allo stesso tempo Mosè riconosce la durezza del popolo, che il popolo andrebbe punito, ma confida più di tutto Mosè nella misericordia di Dio. Potremmo dire che Mosè è sballottato di qua e di là, è tirato in ballo da Dio, perché Mosè deve essere una guida per questo popolo e Mosè non può mai mancare di coraggio, di entusiasmo. Dall'altro punto di vista Mosè viene attaccato pesantemente dal suo popolo, viene in qualche modo sfiduciato. Insomma, su Mosè c'è un gran peso e infatti Mosè lo confessa e dice: il peso di tutto questo popolo è troppo pesante per me, io da solo non ce la faccio. Paradossalmente, dice Mosè, sarebbe meglio per me morire, liberarmi da tutto questo affanno, da tutti questi lamenti, perché davvero non ne posso più. Allora arriva la soluzione. Il Signore disse a Mosè: radunami 70 uomini tra gli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo e come loro scribi. Conducili alla tenda del convegno. Io scenderò e lì parlerò con te, toglierò dello spirito che è su di te e lo porrò su di loro, e porteranno insieme a te il carico del popolo, e tu non lo porterai più da solo. Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole del Signore. Radunò 70 uomini tra gli anziani del popolo e li fece stare intorno alla tenda. Allora il Signore scese nella nube e gli parlò, tolse parte dello spirito che era su di lui e lo pose sopra i 70 uomini anziani. Quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Madonna, non ho capito, cos'è che si intende per questo spirito che viene messo sopra questi uomini? Sì, non dobbiamo andare di corsa e dire è lo Spirito Santo. Questo spirito che viene preso da Mosè e in parte viene donato a queste 70 persone anziane, questo spirito è una sorta di forza vitale, una forza dirompente, di un carisma che viene dato nella Bibbia. Se noi leggiamo i tanti passi nei quali si parla di uno spirito che investe questa o quella persona, è uno spirito che investe i re, che investe i condottieri, i capi militari, è uno spirito che investe Mosè, questi 70 anziani, che investe i giudici di Israele. Cioè ogni volta che c'è una qualche carica particolarmente importante di tipo sociale, di tipo militare, c'è bisogno per vivere al meglio questa carica di avere una dose in più di questo spirito vitale che viene da Dio. Quindi in questo senso, in una visione anche piuttosto fisica della cosa, un po' di spirito che Mosè aveva viene tolto da lui e viene messo sopra 70 persone anziane. Faccio presente che, notate, Mosè viene privato di una parte del suo spirito e con questa parte che viene tolta a Mosè si riempiono di spirito ben 70 anziani, il che vuol dire che Mosè davvero è una persona straordinaria, perché una parte dello spirito di Mosè basta per 70 persone, è qualcosa di significativo. Ma perché Dio decide di dare lo spirito proprio alle persone anziane? Sì, qui direi che più che parlare di persone anziane, parlare di anziani vuol dire una categoria del popolo. Non è da pensare, come diremmo noi, una persona anziana di 80 anni, di 90 anni, non è tanto questione di età. Probabilmente queste persone anziane erano dei quarantenni, forse dei cinquantenni, la vita era molto più breve allora. Ma persone anziane vuol dire persone stimabili presso il popolo, persone sagge, persone esperte. In questo senso la persona anziana ha una marcia in più rispetto al giovane che è inesperto. Ed è interessante vedere che questo spirito scende sugli anziani. E la società antica rispetto alla nostra dava molto peso e molta importanza al ruolo degli anziani, mentre tendenzialmente noi viviamo in un'epoca che è brutto da dire, ma cerca di sbarazzarsi degli anziani, perché gli anziani non sono
persone che comprano. In questo nostro mondo commerciale gli anziani normalmente non sono quelli che comprano, chi compra sono i giovani, sono i bambini, e quindi gli anziani non sono delle persone che mandano avanti il mondo commerciale e consumista. Gli anziani vengono sempre di più visti come un peso, gli anziani non sono al passo con l'avanzata della tecnologia. Noi siamo un mondo che vive guardando al futuro, rischiamo di perdere le nostre radici. Le civiltà antiche avevano molta più attenzione e rispetto verso gli anziani, che erano i custodi della tradizione, i custodi della legge, della saggezza popolare, della religiosità. E quindi non è strano, ecco, leggendo la Bibbia, che questo spirito scende proprio su queste persone garanti dell'esperienza, della tradizione. Faccio presente però che lo spirito è uno spirito di creatività, è uno spirito di vita, e quindi non si sta qui legittimando un potere conservativo, nel senso peggiore del termine, ma si sta dicendo che Dio fa sempre nuove tutte le cose attraverso lo spirito che dona. Questo spirito raggiunge le persone anziane che avevano i pieni titoli per poter essere persone che aiutassero Mosè nel suo compito di gestire e governare questo popolo. Andiamo avanti a leggere e si dice che oltre a queste 70 persone nell'accampamento, non sappiamo come, la Bibbia non è interessata a spiegarci il perché, c'erano altre due persone rimaste lì nell'accampamento e lo spirito si posò anche su di loro. Si misero a profetizzare nell'accampamento. Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: Eldad e Medad, i nomi dei due che avevano ricevuto in più lo spirito, profetizzano nell'accampamento. Giosuè, servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, prese la parola e disse: Mosè, impedisci a loro di profetizzare. Ma Mosè gli disse: sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito. E Mosè si ritirò nell'accampamento insieme con gli anziani di Israele. No, Don, non ci sono, non ho capito bene questo passaggio. Puoi rispiegarlo, per favore? Sì, praticamente Mosè chiede un aiuto e Dio dice: ecco qui, radunami 70 persone, 70 persone esperte, anziane, che possono condividere con te il peso di governare questo popolo. Lo spirito viene preso da Mosè e viene assegnato a queste 70 persone. E apro una parentesi, faccio notare come in questa visione siamo piuttosto sulla linea di una visione democratica, il potere viene condiviso piuttosto che di una dittatura dove Mosè si tiene stretto il suo potere. E anche da questo punto di vista la Bibbia ha dei tratti piuttosto moderni, cioè un potere che viene condiviso da più persone. Succede che oltre a queste 70 persone previste nel progetto di Dio, altri due uomini si erano trovati lì nel momento dell'effusione dello spirito e ricevono anche loro questo spirito, e quindi, come le altre persone, si mettono a profetizzare. Quindi anche loro hanno delle doti particolari, frutto di questa sorta, chiamiamola così, di errore. Rispetto a quello che è successo, qualcuno dice: non è giusto, queste persone non erano nel numero dei 70, sono fuori, non sono dentro come dovrebbero essere. E invece mi pare molto significativa la risposta di Mosè, e dice: ma siete per caso gelosi perché due persone in più non previste si sono messe a profetizzare? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito. Mi pare che con questa affermazione Mosè ci insegna a non essere noi quelli che decidono chi è dentro e chi è fuori, a non essere noi che diciamo: no, tu non puoi, tu sei l'ultimo arrivato, tu sei fuori. Quante volte capita anche nei nostri gruppi di amici, nelle nostre comunità, anche nelle nostre parrocchie, c'è sempre qualcuno particolarmente ligio, non si sa che legge, che dice: tu sei dentro, tu sei fuori, tu sei di troppo, tu sei in più. E invece Mosè porta l'antidoto, l'anticorpo, e dice: magari fossero tutti profeti, magari tutti potessero profetizzare, magari tutti fossero partecipi. Guai a dire: tu sei dentro, tu sei fuori. Quindi una visione che apre piuttosto di una visione che chiude e dice: tu sei fuori, tu non c'entri. Mi pare che abbiamo tutti quanti da imparare a partire anche da questo episodio.